Qui di nuovo a protestare per avere i nostri diritti alla salute. Ancora una volta il popolo lascia i problemi a casa per rivendicare un diritto sacrosanto che è quello della salute. In particolare oggi siamo tutti quanti qua per rivendicare l'assenza di ricette e sono mesi e mesi che noi siamo costretti a pagare i farmaci, le prestazioni diagnostiche con i nostri soldi. Questo schifo deve finire, perché abbiamo fatto manifestazioni per non chiudere gli ospedali, abbiamo fatto manifestazioni per avere assistenze domiciliari. Ora siamo ancora qui per chiedere i ricettari. È una vergogna che nel 2015 la Regione Calabria non si renda conto che i cittadini siamo talmente pressati da tasse, da ticket, dalla sanità che non funziona, e ci troviamo ancora qui in mezzo alla strada, noi il popolo, per rivendicare questo sacrosanto diritto, che è quello delle ricette. Noi siamo qui per avere delle risposte dai commissari che ci sono qui all'ASL, quantomeno che vengono non entriamo in merito al perché le ricette mancano. Noi vogliamo soltanto che venga trovata una soluzione alternativa, e che sarebbe una delle soluzioni sarebbe quella di dare la possibilità ai medici di far valere la ricetta in bianco per prendere i farmaci gratis, perché gli aventi diritto, quelli che hanno il ticket per patologie o per reddito, non è giusto che debbano pagare i farmaci. Quindi noi siamo qui per chiedere, non per entrare in merito al perché e per come non sono i ricettari. Questo avremo modo poi di fare le nostre considerazioni. Siamo qui per avere risposte e soluzioni alternative, che vi ripeto è proprio quella di avere la possibilità di prendere i farmaci con i ticket che lo Stato ci riconosce. La sanità praticamente non c'è, non abbiamo quasi medici, la farmacia non ne parliamo. Ci sono tantissimi ammalati, ma proprio gravi, addirittura di leucemia, e sono costretti ogni mese, per non dire quasi ogni giorno, non solo ai farmaci, ma anche a fare esami particolarissimi e costosissimi, e gli viene negato questo diritto. Non si può continuare così, assolutamente. Chiediamo il diritto alla salute, non può essere negato questo diritto. Ripeto, abbiamo malati di leucemia e sono costretti a pagare, gli viene negata l'esenzione. È una vergogna, vergognoso. Melì è un piccolo paesino, abitiamo lontani, già l'ospedale a Scilla non ce l'abbiamo più e siamo costretti per arrivare a Reggio con autoambulanze che prima di arrivare ci impiegano più di un'ora, auto, perché abbiamo le strade disastrate e quant'altro. Non ci dovete negare questo diritto alla salute. Il popolo è stanco, siamo veramente stanchi di lottare. Il fatto che la sanità calabrese sia commissariata, l'ASP di Reggio Calabria è commissariata, questa la dice lunga su quanto la politica regionale e provinciale funziona. Già il fatto che il popolo è dovuto scendere per strada dimostra il fallimento della politica. Ma a noi poco ci importa questo. Come c'è scritto in quel manifesto in fondo, il popolo è sovrano e noi rivendicheremo sempre la nostra sovranità. Ci devono ascoltare, devono darci i nostri diritti, sanciti dalla legge.